Dopo la violenta mareggiata con mare forza 6 che dalle 15 di ieri pomeriggio ha spazzato la costa adriatica con venti di burrasca forte e le raffiche di scirocco che sono arrivate a una velocità fino a 80 km all'ora ed il mare che ha continuato anche durante tutta la notte scorsa a flagellare gli arenili, questa mattina gli operatori balneari al solito si leccano le ferite e fanno la conta dei danni che ammontano per ogni concessione a diverse migliaia di euro. A Fano le immagini dei concessionari davanti allo specchio d'acqua a nord dell'anfiteatro Rastad, bagni Maurizio, Gabriele e bagni Carlo, ormai sono allo stremo delle forze, senza più neanche la spiaggia davanti e di sassi, ormai ce ne sono rimasti molto pochi. Le immagini eloquenti che ci hanno inviato questa mattina ci mostrano la realtà in tutta la sua drammaticità. Questa è l'ex Assonia. Ex Assonia. Il mare praticamente è a massimo 10 metri dalle infrastrutture. Ma c'è anche un'altra parte della nostra costa che sistematicamente fa i conti ogni anno con questo cataclisma che puntualmente si abbatte sulle loro attività commerciali. Stiamo parlando di Ponte Sasso, dove Bagni Alda, Lido delle Palme e la Dog Beach dell'Isla Morada, dove il mare è arrivato a scavare anche le fondamenta delle strutture. Anche qui il mare ha fatto danni seri e, come a Fano, attendono che le scogliere soffolte vengano migliorate per arginare la furia delle onde. Una mareggiata così può arrivare sulla strada? Non è una cosa... cioè nel 2020 non si può pensare che il mare arriva sulla strada e nessuno possa far niente. Perciò ormai le chiacchiere abbiamo visto che non fermano l'acqua, perciò è ora di fare delle cosine un po' tante quante, magari in regione che si muovessero. Capisco che hanno stanziato questi 40 milioni di euro per i prossimi 10 anni, ma sono chiacchiere ancora, non abbiamo visto nulla. E poi noi rimangono sempre le briciole, perché dobbiamo andare avanti sempre con il ribasso d'asta. Ci siamo ritrovati con l'acqua che è entrata dentro gli uffici, dentro i magazzini, tutto quanto. Adesso siamo costretti a ritirar fuori tutto quanto, rilavare, altrimenti per il prossimo anno è tutto quanto da buttare via e non è una cosa che va bene. Poi un altro particolare sinceramente sarebbe quello per l'autorizzazione per le dune. Sarebbe bene organizzarsi un attimino prima, e quando si rilascia un'autorizzazione per 6 anni dovrebbe essere integrata a tutta quanta la concessione. Siamo in autunno, l'inverno è ancora lungo e siamo già nella situazione di doverci preoccupare del mare, che da altre parti d'Italia è stato veramente forte. Qui è stato sicuramente un mare importante, ma un mare di ottobre. E nonostante questo ci ritroviamo a togliere sabbia e sassi dalla strada, e come diceva Marco è un problema. Se guardo a sud vedo il confine del comune, vedo il confine con Mondolfo, vedo spiagge di una dimensione totalmente diversa, perché hanno avuto dei ripascimenti in tempi abbastanza recenti che permettono di non avere il problema delle mareggiate, di non avere il problema delle autorizzazioni per le dune, perché a loro non servono farle.